si sente lo stesso perché io parlo abbastanza forte, quindi credo di poter arrivare anche fino là in fondo. Io ringrazio. Alza il microfono. Devo alzare un microfono. Va bene. Voglio ringraziare tutti, innanzitutto per questa presentazione che non mi aspettavo, nessuno mai mi ha accolto così. E quindi io ringrazio in primo luogo, io non ricordo mai il nome, ringrazio Vincenzo, ringrazio Sonia che mi ha invitato a collaborare per la realizzazione di questa antologia che vi andrò a presentare. Ringrazio Caterina perché la conoscenza con Sonia è nata dall'amicizia con Caterina. E con Caterina ci siamo incontrate in occasione di quei concorsi che già Vincenzo vi ha elencato, ma anche con Saverio, con Antonella, Oriolo che vedo qui. Volevo soltanto chiedere scusa prima, perché nel filmato che è stato passato, che avevo realizzato per Atlantide, forse ho sbagliato a inviarlo, perché ne avevo predisposto un altro, dove c'erano anche gli altri, non c'erano solo le foto, diciamo, di D'Alterio e delle altre poetesse, c'erano anche quelle di Luigi Vicidoni, di Mario Stabile, quindi chiedo scusa a loro per questo errore che è tutto mio. E allora che cosa vogliamo parlare di Atlantide? Io volevo ringraziare per il riferimento che Vincenzo ha fatto sulle elezioni magistrali. Non è che perché io voglio sentirmi, come dire, come lui ha detto, è un onore essere, poter partecipare ed ascoltare, ma perché ho riscontrato nei ragazzi, quando io vado per le lezioni magistrali, ovviamente non vado per le poesie, vado per lezioni di filosofia politica. All'ultima grande filosofa del Novecento, ad Hannah Arendt. E quindi quanto prima vi inviterò, io spero di poter invitare anche voi o magari di essere accolta qui quando presenterò il mio libro che è in fase di stampa ancora. Quando sarà? Poi Sonia ti avvertirò e anche Vincenzo se vorranno. Perché c'è questo interesse dei ragazzi a conoscere la storia. Quindi il sentirli, quelli che devono studiare, purtroppo sono poche le ore dedicate alla filosofia, alla storia, e quindi vedere i ragazzi interessati all'argomento, a poter vedere le cose da un punto di vista un po' diverso da quello prettamente scolastico, no? E mi fa molto piacere, quindi io ringrazio anche per questo riferimento che Vincenzo ha fatto in merito alle lezioni magistrali che ogni tanto vado a fare. Ma adesso parliamo di Atlantide. Già io penso che il dipinto di Caterina tutti quanti lo abbiamo ammirato, conosciamo i suoi colori, le sfumature, quello che sa imprimere sulla tela, no? Allora Atlantide non è soltanto, come dire, non è solo colore o solo luce, perché questi colori, queste luci che lei ha messo su quella tela che tutti quanti potete vedere sono dentro nel libro, sono dentro in ogni rigo di queste bellissime poesie, perché ogni poeta ha messo qualche cosa di sé, un'onda, no? O una di quelle spume che si vengono dal mare quando c'è il vento, ognuno ha messo la sua di onda, ognuno ha lasciato la sua impronta sulla sabbia di questa riva, di questo Atlantide. Ognuno ha sognato sicuramente una volta o l'altra di poterla raggiungere. Atlantide è la profondità, e la profondità noi la troviamo in queste poesie. E nello stesso tempo è sempre la ricerca di qualche cosa di sé, di noi stessi, di quando cioè ci caliamo dentro di noi per scoprire qualche cosa che è sempre rimane celato, e ogni giorno è una scoperta. Vedete, io non ho preparato una scaletta, non mi sono preparata
per presentare solo Atlantide, perché Atlantide già la conoscevo. Io credo che Atlantide siamo tutti noi, questo è il mistero che è sempre alla scoperta, questo mistero che cerchiamo sempre di svelare, di tirare fuori ogni volta. E allora, amici, io a tutti, intanto a tutti i poeti, faccio i miei più grandi complimenti, ma complimenti non è neanche il termine esatto, ecco. Però voglio dire che le poesie che sono qui, scusate, che sono tutte qui dentro racchiuse, dimostrano veramente la valenza di ognuno, quanto il cuore di ciascuno di noi cerchi questa Atlantide. E in merito a questo vorrei anche ricordare che copia di Atlantide era stata inviata dal poeta Mario Stabile al comune di Evoli, e il sindaco di Evoli ha mandato questa lettera che voglio leggervi. Ho appena ricevuto il volume che raccoglie le vostre poesie. Una prima lettura mi autorizza già a sottolineare l'eleganza dei versi e l'intensità dei contenuti. Ancora di più, vi rinnovo il mio sentimento personale di stima e di affetto e quello di gratitudine dell'intera città che vi annovera tra i suoi cittadini più attenti alla vita culturale e vi ha conosciuto dirigente scolastico prezioso ed attento. Con affetto, il sindaco, avvocato Martino Melchiorda. Io penso che meglio di questa presentazione, di queste parole del sindaco, a me non resti molto da dire, perché vorrei che il piacere della scoperta di Atlantide, io auguro a ognuno di voi di trovarla un giorno o l'altro. Io lo sogno, perché dico sempre, come dico in questa breve presentazione che Sonia mi ha fatto l'onore di inserire in questo volume, sognare non costa nulla, e quindi continuiamo a sognare, cari amici, e cerchiamo la nostra chance. Grazie a tutti.